alla fine è stato più forte di me, perché sono appena tornato a casa da una giornata al mare, da un weekend al mare, dove ho trascorso il mio compleanno, ho passato il mio compleanno proprio oggi. Avevo detto che oggi non facevo niente, ma appena arrivato a casa avevo proprio voglia di mettermi al computer a fare due chiacchiere, perché comunque alcune cosine sono uscite e per fortuna, perché oggi avevo deciso di prendermi ferie e ci sono stati dei veri e propri momenti di tranquillità. Alcune cose sono uscite, le riassumiamo stasera, ma oggi non c'è niente di cui parlare. Si sono mossi esattamente secondo le mie necessità e secondo i miei orari. Tra l'altro vi faccio vedere questa: vincere non è importante, l'unica cosa che conta. Con gli stemmi della Juve, mio padre me l'ha regalata. Oggi regalo il compleanno, ho scritto Luca più 30 sulla schiena, perché oggi appunto sono i miei 30 anni, ragazzi, e quindi ci ricorderemo di questo video per i miei 30 anni, tanto per iniziare, e poi ovviamente anche inerente a tutto quello che andremo a raccontare proprio nel video serale barra mattutino, perché qualcuno magari lo vedrà appena sveglio e ogni tanto c'è qualcuno che mi dice: hai ragione, Luca, infatti lo sto ascoltando mentre faccio colazione, mentre vado a lavoro, o magari mentre qualcuno rientra dopo aver staccato proprio da una giornata di lavoro notturna, perché ovviamente chi fa i turni ha degli orari diversi. Allora, campagna abbonamenti. Si è conclusa oggi la campagna abbonamenti alla Juventus. 20.200 abbonamenti completati. Si parla del 73% rispetto all'ultima stagione pre-Covid, per intenderci quella di Cristiano Ronaldo, dove c'erano sicuramente numeri più alti. Io penso sia per il discorso sportivo, proprio di livello della squadra. Era appena arrivato Ronaldo, era una Juventus vincente, gli scudetti e tutte queste cose qua. Ma anche per un discorso relativo ai prezzi, dato che sappiamo che c'è stato un caro prezzi, un rincaro degli abbonamenti. Poi per questi ultimi 2 anni senza tifosi concretamente allo stadio, vuoi perché la Juventus ha deciso di alzare i prezzi, e poi l'output alla fine è questo qua, e cioè 20.000 abbonamenti invece che quelli che ci sono stati solitamente. Stiamo parlando di uno stadio da 40.000 posti, quindi soltanto la metà è stata completata, tutti gli altri saranno in vendita libera, e quindi ci sarà più possibilità eventualmente quest'anno di trovare, di reperibilità dei biglietti, ma come dicevamo prima ci sarà un prezzo più alto, quindi vediamo se il gioco varrà la candela. Tra l'altro oggi la Juventus torna su FIFA dopo qualche anno di PES. Io devo ringraziare, devo dire la verità, PES, perché ho avuto l'onore di collaborare con Konami e con PES. Sono stati dei begli anni, io ho continuato a giocare a tutti e due i videogiochi, continuerò a fare lo stesso anche in futuro. La Juventus torna su FIFA dopo anni di Piemonte Calcio, vediamo che cosa succederà. Tra l'altro ho letto che Claudio Marchisio sarà una specie di ambasciatore per quanto riguarda la Juventus, cerchiamo di capire un po' di più. Però io devo dire la verità, quando la Juventus era stata in PES, tranne quest'anno che non l'ho scaricato perché PES quest'anno ha cambiato modalità, scusate l'off topic a livello videoludico, so che tanti comunque seguono anche questa cosa, PES era diventato scaricabile gratuitamente, andavi a comprare i pacchetti, quindi quest'anno non avevo approfondito il discorso, e invece se tornerà il solito videogioco normale avrò piacere a giocarci, perché davvero gli anni in cui ho avuto la fortuna e il piacere di collaborare con loro il gioco era veramente tanta roba, e durante il lockdown mi ha tenuto compagnia in quelle serate, ricorderete, in cui non si poteva fare assolutamente niente. Torniamo sotto il punto di vista di calciomercato. Scusate questi primi 3 minuti di chiacchiera generale, però sono cose anche simpatiche da dire, secondo me fa sempre parte dell'universo Juve. Ed è sempre bene rimarcare anche certi collegamenti, perché poi gli abbonamenti, le partnership commerciali sono tutta ciccia attorno all'osso che è la Juventus stessa, e quindi questi soldi, queste partnership e questi soldi e abbonamenti si ripercuotono poi sul calciomercato. Mi fa piacere perché 3 giorni fa avevo fatto un video in cui vi dicevo: ragazzi, per il momento fase di stallo sul mercato, e infatti nelle ultime ore grandi nomi non ne sono usciti, è uscito quello di Firmino. In questo momento ci vorrei andare un po' con i piedi di piombo prima di parlare di Firmino, perché secondo me non ci sono le possibilità ad oggi di parlare di Firmino. Se poi diventerà un nome caldo ne parleremo, ma appunto non sono uscite grandi nomi, grandi idee per il mercato della Juventus, proprio perché in questo momento è una fase di stallo, ragazzi, c'è poco da fare. E quindi prima di tutto bisognerà cedere alcuni giocatori. E chi sono questi giocatori in lista cessioni? Vi rimando ai video che abbiamo fatto negli ultimi giorni qua sul canale. Tra l'altro vi ringrazio perché, per dire, l'ultimo video, quello del post partita con il Chivas, è andato bene, bene, benissimo.
davvero grazie mille, non ho nemmeno pubblicato nell'immediato, ho lasciato passare un po' di tempo, quindi non mi aspettavo un successo di questo tipo. Attenzione che la Juventus sta continuando a dialogare con Ramsey per cercare la risoluzione consensuale del contratto, per non dover pagare uno stipendio molto elevato e quindi togliersi un peso anche a bilancio, seppur un parametro zero, ma un giocatore che percepisce uno stipendio molto molto alto. E nelle ultime ore Arthur conteso da Arsenal e Valencia, entrambe le squadre avrebbero chiesto il giocatore in prestito. Non abbiamo ancora capito se con diritto o con obbligo di riscatto. Arthur, al pari di Ramsey, è un calciatore fuori dalla lista dei desideri della Juventus e dello stesso Massimiliano Allegri, quindi due giocatori fuori progetto, due giocatori che non fanno nemmeno parte della tournée americana della Juventus, dove si stanno allenando. Avrete visto la gara di crossbar challenge, i tiri in porta dai calci d'angolo, scenette molto molto divertenti che ovviamente ti danno gioia, perché poi sono i protagonisti, no? Sono quelli che scendono in campo e della tua squadra del cuore, mi fa sempre molto piacere. Però spero anche che ci siano stati degli allenamenti un po' più seri, ovvio quello è il fine allenamento, ci ride, si diverte, chiunque abbia giocato a calcio sa che quando finisce l'allenamento è una roba diversa. Però attenzione, rimaniamo concentrati sulla ciccia grossa, e cioè che tra un paio di settimane si torna in campo col Sassuolo alla prima giornata di Serie A, e quindi Ramsey e Arthur in partenza. E dovessero uscire questi due nomi, ecco qua il nome principale della lista è quello di Paredes. Come dice Romeo Agresti, giocatore interessante che alla Juventus piace e non poco, non è ancora stata formulata una vera e propria offerta ufficiale per il calciatore, perché prima bisogna cedere necessariamente Ramsey e Arthur, liberare non solo spazio salariale ma proprio spazio fisico all'interno della rosa. E ovviamente bisognerà anche ragionare su alcuni giocatori come Fagioli e Rovella, che anche l'altra sera li abbiamo visti giocare, l'altra mattina in realtà li abbiamo visti giocare, ma non hanno ancora la certezza di essere parte della Juventus dell'anno prossimo. Per dire, Miretti, perché non è ancora in tournée, ha finito le vacanze tardi per via dell'Europeo con l'Under 19, ha un mese di ferie e tornerà presto, però ovviamente saltando la preparazione. Poi Miretti non sarà preso subito in considerazione. Rovella sembra quello più vicino a partire, Rabiot è ancora con Tinassa, sappiamo, per il discorso relativo al vaccino, e non si sta allenando, quindi discorso centrocampo della Juve mi sembra veramente un cantiere in costruzione. E Paredes forse è l'unico giocatore che davvero potrebbe entrare. Io devo dirvi la verità, su Paredes non ho il cuore caldo, cioè non è un calciatore che mi viene da dire diavolo prendiamolo a tutti i costi, perché questo ci fa fare proprio il salto di qualità. Intanto stiamo parlando di un classe 94 contro un 96 che è Arthur, quindi andiamo a invecchiare di due anni, ma di questo mi interessa fino a un certo punto. Sicuramente Paredes giocatore più funzionale, interessante rispetto ad Arthur, però io in questo momento non vedo una vera e propria necessità di un giocatore in quella zona di campo, e so che vado contro tanti interessi di tanti che Locatelli lì proprio non ce lo vedono. Io invece, a me piacerebbe in realtà insistere con Locatelli in quella posizione, che perché, per dire, mi piacerebbe andare avanti con Fagioli eventualmente come mezzala di riserva, con McKennie, Zaccaria, Pogba e Fagioli come mezzali. Ovviamente c'è sempre il discorso Rabiot di mezzo, ma aggiungere anche un altro giocatore come Paredes, giocatore che non viene per stare in panchina, che anche qua ci sarà una richiesta economica di un certo tipo da parte del PSG, si parla di almeno 20 milioni di euro, la Juventus lo vorrebbe in prestito, il PSG in questo momento non sarebbe d'accordo, quindi sappiamo, c'è sempre quei discorsi lì. Però andare a tarpare le ali a Fagioli, Miretti, Rovella in questo momento che sono lì, poi è ovvio che Allegri li sta monitorando, la Juventus con lo staff avrà tutti i dati, sono più avanti di noi, sapranno sicuramente. Però dato che abbiamo così tanto ben di Dio a centrocampo malleabile, cioè ancora relativamente giovane, che puoi crearti, craftarti in casa, io direi benissimo, Ranocchia è andato al Monza, prestito con contro riscatto della Juventus, quello l'hai sistemato, quindi potrebbe tornare eventualmente, dovesse essere il tuo gradimento. Al massimo un altro in prestito, ma se inizi a darne solo un altro, e tieni per dire Rovella e Miretti o Fagioli e Miretti, poi se prendi anche Paredes, il mio dubbio è che questi non giochino davvero mai, quindi ho un po' di paura a toccare il centrocampo in questo momento. È ovvio che se mi parlate di due cessioni, per dire Rabiot e McKennie, Rabiot e Zaccaria, ovviamente oltre ad Arthur e Ramsey, per arrivare a Milinkovic-Savic, io vi dico, beh certo, questo ti cambia davvero la struttura e il volto del centrocampo. Giocatore come Paredes magari poi te lo cambia pure lui, perché comunque un giocatore avanti la difesa è una vita che non ce l'abbiamo, però che gioca lì proprio di ruolo. Però oggi non mi scalda
il cuore, non è un colpo di quelli che mi fa emozionare. Comunque la cosa più importante è che domani si torna in campo contro il Barcellona, vedremo se Paul Pogba sarà a disposizione perché aveva avuto qualche problemino fisico, sembrava niente di che, anche qua se dovessero esserci dei problemi alle due domani non gioca, e ne parliamo poi prossimamente perché poi c'è anche l'amichevole con Real, c'è l'amichevole con l'Atletico, c'è l'amichevole di Villar Perosa dove sarò presente pure io, ma soprattutto poi il 15 si gioca la partita del campionato con il Sassuolo, lì Pogba lo voglio tirato a luce, lo voglio già determinante, non voglio assolutamente rischiare di avere un Pogba a mezzo servizio, quindi Paul prenditi il tuo tempo per recuperare, non strafare, non allungare, no, riposati, e adesso riposatevi anche voi, buona serata.